Altro dramma sulla 14, perde il controllo della moto e si schianta contro un guardrail, morto ad Ancona un 73enne. Furgone in fiamme a Sassonia di Fano, illeso il conducente, ma il mezzo è andato distrutto. Anziana derubata in casa da due truffatori, travestiti da tecnico del gas e da vigile urbano, le hanno spillato gioielli in oro e denaro contante. Imboscano droga nei casolari dell'entroterra pesarese e organizzano staffette per rifornirsi di stupefacenti, arrestati due albanesi di Borgo Massano. Covid, balzo in avanti dei contagi nelle Marche, il presidente Acquaroli invita la massima cautela, la maggior parte dei casi è nella fascia di età 15-24 anni. Una settimana da campioni nerazzurri, grandi emozioni a Sant'Orso di Fano con l'Inter Summer Camp per 73 bambini e ragazzi. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia sul canale 17 di Fano TV. Schianto mortale questa mattina sulla 14 all'altezza del casello di Ancona Nord. A perdere la vita è stato un motociclista di 73 anni e residente a Legnano in provincia di Verona che si stava recando al porto per imbarcarsi per la Grecia. L'incidente autonomo è accaduto intorno alle 11.30 sulla rampa di uscita dell'autostrada. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Stradale di Fano, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che il centauro abbia perso il controllo del mezzo finendo contro un guardrail. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Falconara insieme all'elisoccorso. I sanitari hanno rianimato l'uomo che però è deceduto poco dopo. Inevitabili le lunghe code e la chiusura temporanea al traffico dell'uscita di Ancona Nord per permettere le operazioni di soccorso. Un ciclista invece è rimasto ferito in uno scontro con un'auto. Il sinistro si è verificato oggi alle 13.15 lungo via Flaminia a Lucrezia. In base ai primi rilievi eseguiti dalla polizia locale, pare che l'uomo, 72enne di Cartoceto, stesse uscendo in sella alla bici dal passo privato di una gastronomia e nell'immettersi sulla Flaminia non avrebbe dato la precedenza all'auto condotta da una 35enne di Colli al Metauro. L'anziano è stato trasportato dal 118 all'ospedale Santa Croce, mentre la donna ne è uscita illesa. Ancora cronaca, i carabinieri hanno arrestato due albanesi che spacciavano droga in tutto l'entroterra della provincia di Pesaro Urbino. Sotterravano lo stupefacente nei terreni adiacenti a vecchi casolari dismessi dell'entroterra e poi lo recuperavano in base alle richieste dei clienti. Due albanesi di 35 e 37 anni, residenti a Borgo Massano, sono finiti in manette per spaccio di droga. Ieri mattina i carabinieri di Pesaro, coadiuvati dai militari delle tre compagnie del comando provinciale e da quelli del nucleo cinofili delle Marche, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Urbino su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini. Il provvedimento restrittivo è stato emesso per i due uomini risultati attivi nel traffico di stupefacenti, cocaina in particolare, in tutto l'entroterra della provincia pesarese. Dall'esito delle indagini si ritiene che la coppia di stranieri, in occasione dei viaggi volti a rifornirsi di stupefacente, era solita organizzare un vero e proprio servizio di staffetta e bonifica con più autovetture, finalizzata ad eludere eventuali controlli, in particolare nelle vicinanze di caselli autostradali. Inoltre, per massimizzare la resa economica, avrebbero tagliato lo stupefacente con della creatina, un integratore alimentare in polvere bianca utilizzato negli allenamenti, in particolare di fitness, pratica nella quale uno dei due era appassionato. Le forze dell'ordine ipotizzano anche una fitta rete di persone tra consumatori e piccoli pusher. Infatti, i militari hanno dato esecuzione a 6 decreti di perquisizione personale e domiciliare eseguite sul territorio della provincia a carico di altrettanti cittadini. In un caso sono stati rinvenuti anche alcuni grammi di marijuana. Intanto i due albanesi sono detenuti nel carcere di Villa Fastigi. Si è finto un tecnico del gas, l'anziana lo ha accolto in casa e con destrezza l'uomo le ha rubato il portafogli con i documenti e il denaro contante. È successo oggi a mezzogiorno in un'abitazione di via del Pietrisco a Cucurano di Fano. Come se non bastasse, subito dopo è arrivato un secondo uomo travestito da agente della polizia locale che, fingendo di conoscere la situazione e di voler aiutare la signora che vive da sola, le ha chiesto di andare a controllare se avesse ancora tutto l'oro in casa. Ebbene, il finto agente è riuscito a
rubarle i monili che la donna teneva all'interno di una scatola. C'erano collane, bracciali e anelli di valore economico e affettivo. Il nostro segnalatore invita tutti i cittadini alla massima attenzione. Furgone frigo in fiamme oggi, poco dopo le 13 a Sassonia di Fano. Il conducente aveva parcheggiato il mezzo in Viale Colombo, la via di fronte alla tensostruttura, ed era sceso per recarsi in un locale del posto, quando dal Mercedes Vito ha iniziato ad uscire del fumo nella parte anteriore. Sul posto, i vigili del fuoco di Fano che hanno spento l'incendio, ma i danni provocati al mezzo sono ingenti e gran parte del veicolo è andato distrutto. Per fortuna, nel momento del rogo, non conteneva il prodotto ittico che era solito trasportare. E adesso la sanità. Dopo 5 giorni senza vittime legate al coronavirus nelle Marche, nelle ultime 24 ore si è verificato un decesso. Si tratta di una 79enne residente a Filottrano, in provincia di Ancona. Negli ospedali i ricoveri per Covid sono 5 in meno rispetto a ieri, per un totale di 15. Calano sia i pazienti in terapia intensiva che quelli in semi-intensiva. E riguarda un cluster di 16 persone contagiate durante una festa in uno stabilimento balneare di San Benedetto del Tronto. L'impennata di casi positivi, arrivati a 46 nell'ultima giornata. L'aumento, ha detto all'ANSA il direttore dell'osservatorio epidemiologico Marco Pompili, per ora è circoscritto nella provincia di Ascoli Piceno, dove sono stati registrati 27 casi, mentre nelle altre province l'incidenza è rimasta la stessa. È in corso il tracciamento su un centinaio di persone presenti all'evento, alcune vaccinate, altre no. E visto l'aumento dei nuovi positivi, il presidente Francesco Acquaroli invita alla massima cautela. La maggior parte dei casi, ha spiegato il governatore delle Marche, rientra nella fascia di età 15-24 anni. Oggi c'è stata una amara sorpresa, perché comunque la nostra regione, che sembrava in un livello di contagio molto basso, balza a 47 positivi in un giorno. Un numero importante. Perché un numero importante? Perché per conservare la zona bianca noi dobbiamo quotidianamente, ogni giorno, stare sotto i 50. Eravamo mediamente intorno agli 8, 10, 15 contagi giornalieri, oggi siamo balzati a 47. Speriamo che sia un caso isolato, riconducibile a una magari specifica situazione, ma invito tutti all'osservazione delle regole che ancora sono vigenti e ad avere la massima attenzione e cautela, perché è chiaro che proprio questi dati di oggi ci sottolineano il fatto che, se non siamo attenti, il rischio di una ripresa del contagio è ancora forte e vigente. Quindi massima attenzione, massima cautela, si può fare tutto, ma nel rispetto delle regole che sono ormai, penso, chiare a tutti. E i vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 13 in località Trecamini, nel comune di Campofilone, in provincia di Ascoli Piceno, per un incendio di bosco che sta interessando circa 7 ettari di vegetazione. Sul posto le squadre provenienti da Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Fermo, con 3 autobotti e 3 mezzi 4x4 coadiuvati da un Canadair dei vigili del fuoco e dall'elicottero della Regione Marche. Al momento non si segnalano danni a persone. Cambiamo argomento, riparte a gonfie vele l'estate sul lungomare di Pesaro, dove diversi bagnini sembrano aver risolto anche il problema della mancanza degli ombrelloni per i turisti. Ma per alcuni invece rimane quello dei lavoratori stagionali, c'è chi sta ancora cercando baristi e camerieri. Il servizio di Angelica Panzieri. Partita a pieno ritmo la stagione balneare nel lungomare di Pesaro, dove le spiagge in questi giorni, complice il bel tempo, sono state prese d'assalto da cittadini e turisti. I titolari degli stabilimenti balneari guardano con ottimismo anche e soprattutto ai prossimi 2 mesi, quelli di luglio e agosto. Talmente alte le richieste per gli ombrelloni sia da parte dei clienti stagionali che giornalieri, che non sempre i bagnini sono riusciti a trovarne per tutti. Sembra invece essere stato risolto il problema della mancanza degli ombrelloni per i turisti. Qualcuno di loro ne ha già riservati un buon numero per quando questi arriveranno in città. Insomma, una stagione che quest'anno riparte ancora meglio, anche per via del fatto che la maggior parte della popolazione è già stata vaccinata. Rimane ancora aperto, infine, il problema dei lavoratori stagionali. Alcuni titolari di stabilimenti balneari sono ancora alla ricerca di baristi e camerieri da impiegare nei loro chioschi sulla spiaggia. La stagione 2021 finalmente è partita, come sta andando? Beh, bene, un po' di movimento nel weekend c'è stato, soprattutto lo scorso weekend,
caldo e caldo. I turisti sono arrivati, avete risolto il problema degli ombrelloni che inizialmente sembravano mancare per i turisti? Ancora a giugno sì, stiamo riuscendo a coprire gli alberghi, dopo luglio-agosto non lo so. Confermati invece gli stagionali da parte dei clienti? Anzi, anche da parte dei stagionali c'è stata molta richiesta e abbiamo dovuto dire molti no anche gli stagionali. Come tanti altri state cercando, insomma, siete ancora alla ricerca di lavoratori stagionali? Sì, esatto, esatto. Adesso oggi pomeriggio un altro colloquio, vediamo, speriamo. Abbiamo molte richieste anche per luglio e agosto, ad agosto siamo pieni e ci sono parecchie richieste dei turisti ed è questo molto positivo per la stagione. Capitolo lavoratori stagionali, come siamo messi? Ah, quello è un bel dilemma. Noi abbiamo bisogno, stiamo cercando del personale, ma non si riesce a trovare, è molto difficile quest'anno. Che figure cercate? Noi cerchiamo dei camerieri che fanno solo il sabato e la domenica per la zona ristorante. Sta andando abbastanza bene e gli stagionali hanno riconfermato i propri ombrelloni e abbiamo risolto anche il problema degli ombrelloni per i turisti. Cercate nuove figure per quest'anno oppure siete a posto? Abbiamo rinnovato lo staff e per ora siamo al completo. Le richieste ci sono, ma gli ombrelloni non ce ne sono tantissimi. Io per fortuna sono riuscito a sistemare i miei mensili, i miei stagionali, per quello tutto a posto. I turisti? E i turisti ancora ce ne sono pochi. Giugno ancora c'è le scuole, tutto deve finirsi, si assesterà per luglio-agosto, si spera ad avere i mensili di luglio, i mensili di agosto e via. La città di Fano ha deciso di celebrare il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri proponendo un ricco programma di eventi e manifestazioni dal titolo Fano per Dante. 13 eventi tra spettacoli, concerti, mostre e incontri. Così Fano celebra Dante Alighieri a 700 anni dalla morte del sommo poeta. Nella Sala della Concordia del Comune di Fano è stato illustrato il ricco calendario di iniziative intitolato Fano per Dante, in programma da luglio a ottobre. Fano per Dante è la prima, ma domani può essere declinato con un altro soggetto, perché il senso di questa iniziativa è proprio unire e cercare di fare in modo che ogni iniziativa sia coordinata sia sul piano promozionale che culturale e con un livello nazionale. Abbiamo fatto squadra, ha sottolineato anche il sindaco Massimo Seri, per condividere un calendario di alto livello, evitando doppioni e coinvolgendo la città. Il progetto si articola in quattro sezioni, comizi d'amore nell'anno dantesco alla Rocca Malatestiana, mostre d'arte contemporanea Artisti per Dante, con 65 autori provenienti dall'Accademia di Brera e dal territorio, Dante e noi, promosso dalle scuole, poi spettacoli e conferenze al Teatro della Fortuna. Anche la nostra banca ha voluto sostenere l'iniziativa insieme alla fondazione della Carifano, insieme al comune e poi insieme a tutte le altre realtà del territorio, compresa anche ovviamente il Teatro della Fortuna, dove noi siamo ben presenti. Quindi siamo veramente molto molto motivati in queste attività che fanno crescere il territorio. Non dimentichiamo che abbiamo quasi 9.000 soci e avere la possibilità per i nostri soci di partecipare a tutte queste iniziative sicuramente è una cosa grande per la nostra banca. Si parte il 9 luglio alle 21.15 alla Rocca Malatestiana con il filosofo e psicanalista Umberto Galimberti e Sara Forte. L'artista proporrà un fondale pittorico-tecnologico che cambierà aspetto durante la conferenza del professore dedicata all'amore, tema universale, emblematico anche in Dante. Aprirà la serata Claudio Tombini, che reciterà il primo canto dell'Inferno con la partecipazione del coro polifonico malatestiano. I biglietti dal costo di 3 euro potranno essere acquistati al botteghino del teatro o la sera dello spettacolo. Ospite del secondo appuntamento, il regista, attore e conduttore televisivo Michele Mirabella. Abbiamo bisogno di uscire con slancio da un momento di difficoltà, abbiamo necessità di sentirci comunità forse come mai prima d'ora. Celebrare il poeta più famoso del mondo e con un progetto unitario e condiviso con altre istituzioni e con l'amministrazione comunale, certamente questo rafforza questo nostro senso di comunità. Il nostro ruolo come Fondazione Cassa di Risparmio di Fano è proprio quello di favorire eventi come questo, e eventi di spessore che contribuiscono a tenere alto il valore socioculturale del nostro territorio.
E Fano Città delle Bambine e dei Bambini compie 30 anni e festeggia l'anniversario con una serie di iniziative che animeranno l'estate dei piccoli fanesi e turisti. Da stasera tornano anche i giovedì sotto le stelle, tutti i particolari nel servizio di Letizia Marchionni. Una serie di serate che spaziano da laboratori a giochi ad animazioni. È stato presentato il programma di iniziative che sorreggono l'anniversario di Fano Città delle Bambine e dei Bambini, che compie 30 anni e che costelleranno a partire da oggi tutta l'estate di bambini e famiglie fanesi. Tra le iniziative tornano i giovedì sotto le stelle, una serie di serate a misura di bambino che dal 1 luglio fino al 2 settembre dalle 21 alle 23 trasformeranno piazza 20 settembre in un grande parco giochi a cielo aperto. Ogni giovedì un'associazione differente alimenterà il divertimento dei più piccoli e delle famiglie con programmi sempre aggiornati su temi specifici che vanno dall'emozione al cibo alla sostenibilità ma anche al multiculturalismo e alla solidarietà. Fano Città delle Bambine e dei Bambini, ha sottolineato il sindaco di Fano, Massimo Seri, non è un progetto per bambini, bensì un progetto con i bambini per Fano. Quest'anno ricorre il trentennale della Fano Città delle Bambine e dei Bambini, un momento importante, ma soprattutto sta a testimoniare un lungo percorso che questa città ha fatto nei confronti delle bambine e dei bambini. Nello specifico presentiamo un'iniziativa all'interno del programma del trentennale, ma che è una conferma rispetto anche agli anni precedenti, giovedì sotto le stelle. Lo ritengo un momento bello, intanto perché è una bella cosa a favore dei bambini e delle bambine della nostra città e di chi viene anche in vacanza qua, ma è anche un bel segnale perché lo scorso anno ovviamente per ovvie ragioni non è stato possibile organizzarlo, dopo la pandemia che tra l'altro i bambini e i bambini, lo abbiamo ricordato tante volte, sono quelli che hanno subito in modo molto forte queste limitazioni, questa non possibilità di stare insieme. Tra le iniziative per l'anniversario, oltre ai giovedì sotto le stelle, tante altre serate animeranno l'estate fanese, tra cui il convegno organizzato da Apito, che titola Scuola, il coraggio di cambiare, in programma il 15 luglio alle 21 al Bastione San Gallo, mentre il 10 agosto alla Rocca Malatestiana verrà inaugurata la mostra Che favola, retrospettiva sulla storia del paese dei Balocchi. Il 19 agosto poi si svolgerà il concerto di Bungaro. Si ritorna in presenza a poter vivere la socializzazione e questi momenti belli ed è anche un'occasione per la città perché andiamo a arricchire anche il nostro programma estivo. Ovviamente a queste se ne aggiungeranno anche altre attività sempre nel programma del trentennale. Il programma delle serate è disponibile sul sito www.cittadeibambini.comune.fano.pu.it o sulla pagina Facebook Fano Città dei Bambini. Tutte le attività sono gratuite su prenotazione sul sito prenotazioni@zarricomunicazione.it. E grandi emozioni a Sant'Orso di Fano per oltre 70 ragazzi che stanno partecipando all'Inter Summer Camp. Una settimana da campioni nerazzurri. 73 bambini e ragazzi stanno vivendo delle giornate indimenticabili a Fano insieme ai preparatori del settore giovanile dell'Inter. Ed è stato scelto proprio il campo del quartiere di Sant'Orso per l'Inter Summer Camp, l'iniziativa che ogni anno viene dedicata alle giovani promesse del pallone, che siano principianti o agonisti. Durante i campus ricevono insegnamenti tecnici di altissima qualità. In questo modo potranno migliorare in poco tempo capacità fisiche e tecniche, con l'opportunità di cogliere occasioni irripetibili per stringere nuovi legami tra giovani tifosi. Finalmente direi, perché dopo un anno e mezzo di stop, rivedere i bambini in campo, giocare e divertirsi non può che essere un piacere. La finalità del camp è innanzitutto fare in modo che i bambini abbiano la possibilità alla fine di questa settimana di aver coltivato anche amicizie nuove rispetto a quelle che solitamente hanno. Il divertimento ovviamente è la base e poi, siccome è un camp di calcio, il portare la metodologia Inter che è di supporto a quella che durante l'anno poi ricevono dai loro istruttori possa dare delle nozioni in più per finire la settimana un pelo più bravi di quando l'hanno cominciata.
Lo staff, come spiega l'istruttore Inter dell'Under 11, è composto da 3 allenatori. Oltre a Fabio Sacco, sono presenti David Chiodo e Salvatore Beniamino, che lavorano per il progetto a livello mondiale denominato Inter Academy. In supporto, sul campo, anche gli istruttori del Sant'Orso. Facciamo 2 allenamenti, uno la mattina e uno pomeriggio. Abbiamo la possibilità, grazie a Sant'Orso e al parroco dell'oratorio, di essere ospitati da loro sia per il pranzo che soprattutto poi per i momenti tra la fine dell'allenamento mattutino e l'inizio di quello pomeridiano, dove i bambini possono sfruttare l'oratorio per giocare, fare anche molte altre attività divertenti e coinvolgenti che servono appunto per unirsi ancora di più e conoscersi meglio, ma soprattutto poi divertirsi sia in campo che fuori, insomma. Il progetto è dedicato ai giovani dai 6 ai 14 anni compiuti. La metà sono del posto, mentre gli altri arrivano da fuori provincia e regione. Infatti, precisa Stefano Carassai, questa è l'unica sede della parte adriatica. Qual è lo spirito di questi giovani? C'è voglia di divertirsi e di imparare? Ma quello sicuramente. Innanzitutto c'è tanta voglia d'attività, che è la cosa fondamentale dopo tanto tempo in DAD o richiusi in casa davanti al computer. Quindi tutte le attività che vengono svolte all'aperto e su un campo d'erba come questo sono fondamentali per farli ripartire, e questo è l'obiettivo principale proprio degli Inter Summer Camp. Ma è un motivo di orgoglio per la società, per i bambini, ma anche per le famiglie. Verissimo, siamo veramente entusiasti di questo progetto, che è stato presentato qualche anno fa, quindi è stato accettato dalla società. Ho fatto, diciamo, anche io diversi viaggi a Milano presentando il progetto a società, che è stato accolto veramente molto bene. Quindi per noi è un onore ricevere l'Inter e chissà, magari un domani fare anche altre cose insieme. E come spesso facciamo al termine del nostro telegiornale, apriamo l'album di Fano TV. E questa sera, per fare le congratulazioni a Leonardo Porzia, che oggi si è laureato in informatica applicata all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. E tra poco invece trasmetteremo uno speciale che è stato realizzato durante la conferenza stampa di presentazione di tutte le iniziative legate a Fano per Dante. Allora, buona serata con i nostri programmi. Arrivederci. We'll be right back.